Arti e Suoni, e sostenuto dalla Regione e da altri enti ed associazioni locali. Vi ringrazio, questa sera avremo una performance, una pièce particolare, di cui non vi parlo perché sarà che qualcun altro che brevemente vi darà le coordinate di quello che accadrà stasera. E io volevo intanto darvi delle indicazioni regionali che servono per mantenere appunto sia il distanziamento che l'assicurazione massima che non vi siano contatti o cose del genere. Quindi qua, una volta che siete seduti, potete togliere la mascherina, però ogni volta che vi spostate dovete chiaramente rimetterla. Vi ripeto che 48 ore prima di ogni evento ci sarà la possibilità di prenotare il posto, che rimane chiaramente sempre totalmente gratuito. Il prossimo appuntamento sarà dopodomani, il 3, con una serata jazz, ma un jazz questa volta molto accessibile e non sperimentale come le altre due serate che avete peraltro seguito, numerosi, però questa volta onoriamo il grande maestro Bruno Aragosti, che è stato un grande musicista purtroppo scomparso, e quindi vi sarà il trio di Leo Caligiuri e con diversi ospiti eccetera, quindi il 3, ricordate. Adesso volevo dirvi appunto che vi saranno anche delle serate dislocate, quindi non saranno qui in piazzetta, ma naturalmente dovete seguire il programma perché ci sono delle coordinate che cambiano di volta in volta, per cui ci saranno delle chiese esterne e vi saranno delle location particolari per accogliere un determinato tipo di musica che, come sapete, in questa rassegna è sempre molto varia. Io vorrei adesso entrare nel clou di questa serata, che è sicuramente particolare, una serata diversa. Vorrei chiamare brevemente il primo cittadino di Borgotaro, Diego Rossi, che è anche presidente della provincia di Parma. Un applauso per Diego Rossi. Grazie Franco. Grazie Franco, grazie a tutti, buonasera a tutti, grazie della vostra presenza. Come richiamava nella sua introduzione Franco Brugnoli, come avete visto stiamo continuando in questa rassegna di eventi, di momenti musicali, teatrali come quello di questa sera, ancora ne seguiranno. Lo sforzo che come amministrazione comunale abbiamo voluto fare è proprio quello di riportare nelle piazze, nei luoghi di incontro, la cultura, l'arte, i momenti di espressione, i momenti di comunità. Crediamo che sia importante, lo abbiamo voluto fortemente. Naturalmente chiediamo a tutti, ecco, di condividere con noi un po' questo sforzo di organizzazione. Quindi vi ringrazio della vostra presenza e del rispetto anche delle regole che tutti stiamo mettendo. Crediamo che sia assolutamente ancora importante. Ecco, questa sera una serata particolare. Non vi nascondo che forse un mio saluto era anche di troppo e non era forse neanche previsto, ma ci tenevo ad essere qui insieme ad altri rappresentanti dell'amministrazione comunale per sottolineare l'importanza di questo progetto. Il progetto Lei, progetto che nasce da un lavoro che in questi mesi si è sviluppato, nei mesi passati, già prima del Covid naturalmente, che ha visto il Comune di Berceto e vede il Comune di Berceto come capofila. Ringrazio Maria Molinari che interverrà poi dopo di me. Che ha visto il supporto dell'ufficio di piano, dell'ufficio sociale, diciamo, per capirci, della nostra Unione dei Comuni e l'adesione del Comune di Bedonia, del Comune di Borgo Valditaro e della provincia di Parma. Un progetto che ha trovato il supporto anche della Regione Emilia-Romagna per promuovere e rafforzare una cultura della parità di genere, del rispetto di genere, della costruzione di una migliore consapevolezza dei rapporti tra uomo e donna. Purtroppo la realtà ci mette di fronte anche a quanto possa essere necessaria, assolutamente necessaria, la costruzione di questa cultura di consapevolezza da parte di tutti noi, di uomini, di donne, su questi temi. E questa sera naturalmente un ricordo e una particolare dedica non può che essere rivolta ad Anastasia Rossi, per quello che è successo pochi giorni fa e che naturalmente, ripeto, ci ha portato a capire
duramente quanto questo percorso di consapevolezza, di cultura che dobbiamo far crescere ancora di più sia importantissimo e fondamentale. Quindi questa sera davvero per noi ha una particolarità di significato molto forte che vogliamo sottolineare e ringraziare quindi chi ha costruito il progetto, chi lo sta realizzando, anche con le azioni che poi ci verranno spiegate e che proseguiranno, la compagnia Zona Franca con Franca Tragni e le sue bravissime attrici che da sempre sono impegnate su questi temi, e anche l'associazione, vi voglio ringraziare, Maschi che si immischiano, con cui abbiamo già anche fatto altre collaborazioni anche a livello provinciale, che svolgono un'attività veramente importante, perché la parità di genere si costruisce appunto insieme, nella consapevolezza, e quindi questa sera davvero per noi assume tutto un sapore particolare. Grazie quindi ancora di più e doppiamente per la vostra presenza qui. Chiamo Maria Molinari che ci presenterà meglio le azioni del progetto e vi ringrazio di nuovo, auguro a tutti una serata bella ma importante. Del progetto, perché questo spettacolo si inserisce in una cornice più ampia, quindi è giusto dire due parole, ma proprio rubo un minuto perché poi il resto lo faranno le ragazze di Zona Franca. Partiamo dal titolo, lei, laboratori per educare e interagire. In realtà educare, forse è sbagliato, abbiamo già sbagliato il titolo, educarci, nel senso che ci si educa insieme, stando insieme e riflettendo sulle cose. Abbiamo voluto partire dai bambini, perché l'educazione è fatta di tanti strumenti, uno degli strumenti è il farsi domande, e noi abbiamo cominciato a farci le domande con i bambini, perché i bambini di oggi sono gli uomini di domani, le bambine di oggi sono le donne di domani, quindi abbiamo deciso di andare nelle scuole medie di Berceto, abbiamo fatto la prima, come diceva il sindaco prima, il progetto è nato nel periodo pre-Covid e si è sviluppato durante il Covid, quindi abbiamo provato questa, da non insegnanti, abbiamo provato questa esperienza nuova dell'incontrare i ragazzi virtualmente. È stata un'esperienza bellissima, gli abbiamo promesso che torneremo a settembre, si spera, in presenza nelle scuole per fare dei laboratori insieme, per interrogarci, quindi farci le domande su che cosa significa essere bambini e essere bambine oggi qui nei nostri luoghi. La seconda azione utilizza l'altro strumento dell'educazione, che è l'emozione, forse uno degli strumenti più importanti, perché non si impara niente senza l'emozione, e quindi le ragazze di Zona Franca saranno le nostre guide oggi per stimolare la nostra emozione, per poter fare in modo che noi riusciamo ad apprendere, quindi a autoeducarci a quella cultura del rispetto di cui il sindaco parlava prima. Un'altra azione invece sarà, perché ci vogliamo anche divertire, sarà un'azione che ci siamo inventati, è una cosa che si chiama Cara Teatro, lo vedete poi scritto nei broglietti che abbiamo lasciato sulle sedie. Non esiste il Cara Teatro, però noi ce lo siamo inventati perché abbiamo messo insieme le tecniche espressive del teatro con le tecniche di autodifesa del karate, perché i partecipanti impareranno forse, o forse si metteranno in crisi, insomma impareranno una cosa come la distanza, l'avvicinamento, che oggi va tanto di moda per altre ragioni, perché il corpo parla, a volte il corpo parla più che le parole, e quindi anche imparare a capire quando un altro corpo sta dicendo, sta minacciando, è molto importante. Quindi noi, oltre a giocare, impariamo anche i segnali del corpo. Un'ultima azione che si svilupperà invece verso l'autunno, inverno, proprio come quando una volta ci sono venute in mente le nostre nonne e le nostre bisnonne, che probabilmente si riunivano, si diceva andare in veglia una volta, da una casa all'altra, a volte da una stalla all'altra, perché i nostri contadini si andavano a scaldare nelle stalle e lì stavano a chiacchierare serate intere. Molto spesso le donne non stavano con le mani in mano, le donne facevano cose, rappezzavano indumenti di casa, oppure filavano la lana, oppure creavano indumenti. Insomma, noi abbiamo coinvolto un'artigiana bravissima, Alice, che valorizzerà la lana dell'alta Valtaro, una lana di montagna che molto spesso è buttata via, e soprattutto è anche un problema perché è uno scarto, difficilmente è smaltibile, e insieme radunerà chi vuole partecipare, ovviamente è rivolto soprattutto alle donne, ma non solo,
e creerà un ambiente intimo, diciamo, favorito ed aiutato dalla presenza di una psicologa, perché nell'intimità, ed è qua che arriva l'altro strumento dell'educazione, che è la riflessione, perché è nella riflessione che poi dopo si impara a capire anche il rapporto con gli altri, ed ecco il significato, insomma, del titolo, lei, laboratorio per educare a interagire. Io volevo solamente dirvi un po' il progetto che si svilupperà nei comuni, come ha detto prima il sindaco, di Bedogno, Borgotaro, Berceto e anche di Area di Berceto. Le associazioni sono tantissime, sono le Proloco di Berceto, la Proloco di Ghiara, l'associazione Superfamiglie, l'associazione Zona Franca, l'associazione Maschi che si mischiano, un po' radunati anche sotto il cappello di Forum Solidarietà di Parma, c'è la collaborazione del Nucleo Antiviolenza di Parma, che è sostanzialmente la Polizia Municipale di Parma, che è specializzata nell'intervenire in questo settore, e tanti altri. Insomma, quello che abbiamo provato, ovviamente un progetto, nonostante i progetti siano costruiti così, ma il progetto, diciamo che non vuole risultati. Per me il risultato è già essere qua stasera tutti insieme, ed è il percorso verso la ricerca del risultato che dà già il risultato del progetto. Quindi ecco, era questo l'intento, era quello di mettere insieme vari comuni, varie organizzazioni, le persone di varie estrazioni e di varie fasce d'età. Insomma, credo che ci stiamo riuscendo. Adesso volevo passare la parola a Maschi che si mischiano, Gabriele Balestrazzi, perché ci parla un pochino sia dello spettacolo che anche di quello che fanno con la loro associazione. Grazie. Buonasera, mi chiamo Gabriele Balestrazzi e con qualcuno di voi, a cominciare dall'amico Franco che ha introdotto la serata, ci siamo incontrati nell'arco dei miei lunghi 40 anni di giornalismo qui a Borgotaro. Però stasera è tutto completamente diverso, sono qui a rappresentare questa associazione Maschi che si mischiano, è una piccolissima associazione, un gruppo di persone. Di solito in queste occasioni ho un foglietto di appunti con cui spiego che cosa siamo, che cosa vogliamo fare. Stasera però, quando sono arrivato a Borgotaro, e poc'anzi anche quando ho ascoltato le parole del sindaco, mi sono reso conto che non andava bene il solito discorso generale o generico che potevo fare. Credo che stasera la riflessione che ci può fare andare a casa davvero dopo una serata importante, una serata concreta, una serata che faccia migliorare ognuno di noi, non può che partire proprio da quello che purtroppo avete vissuto qui, che abbiamo vissuto tutti, che tante altre volte abbiamo vissuto a Parma, oggi però anche in Piemonte. C'è una lunga sfilza di nomi, mi vengono in mente Virgi, Silvia, Michelle, Elisa, sono tantissimi i nomi che a Parma abbiamo dovuto raccontare nelle cronache e che ci hanno fatto nascere come associazione. Allora cos'è che possiamo dirci? Io credo che dobbiamo davvero guardarci negli occhi e cercare di parlarci e di riflettere nel modo più sincero, senza ipocrisie. Da una parte, al primo posto, credo non possa che esserci la nostra solidarietà, il nostro abbraccio per tutte le persone che direttamente sono state colpite da quello che è successo e che lo stanno vivendo e che stanno cercando di gestirlo per sé, per un ragazzo che, come sapete, è un'altra delle vittime di questa storia. Per loro non può che esserci tutto il nostro affetto e tutta la nostra solidarietà. Allo stesso tempo mancherebbe qualcosa se non ci dicessimo che quell'ultima immagine che abbiamo visto di Anastasia, ancora di fianco al marito e allo stesso tempo distantissimi per il destino che ha concluso le loro vite, ci interroga, ci deve far riflettere, ci pone delle domande, sempre senza giudizi, ma sulle persone, ma con la consapevolezza che questo tipo di mondo noi lo dobbiamo cambiare. E non è difficile, perché che un uomo e una donna vadano d'accordo anche quando magari litigano, che si rispettino, ce lo diciamo, anche chi non è di chiesa comunque ha sentito questa frase, quando si dice amarsi e rispettarsi nella buona e nella cattiva sorte. Se ci pensiamo, ormai siamo forse abituati a risentirle, ma lo dico soprattutto alle giovani ragazze che sono qua, ai giovani uomini che sono qua, sono parole stupende. È un'opportunità straordinaria quella che abbiamo di dividere le diversità
di uomo e donna per creare qualcosa insieme. Non ci può mai essere l'idea del possesso, l'idea della violenza, l'idea, men che meno naturalmente, della tragedia come è avvenuto e come troppo spesso avviene. Allora a cosa ci può servire una serata come questa? Ci deve servire, io dico, a tacere e ad ascoltare, quindi non daremo, e men che meno io darò giudizi, ma ci fermiamo un attimo a riflettere, perché quello che è accaduto ci impone di riflettere. E se noi riusciremo in questa ora a stare zitti e ad ascoltare quello che fra poco sentiremo da Beatrice Cara, da Giulia Canali, Zona Franca, che è un'associazione che ho conosciuto, di cui mi onoro di far parte anche in questo caso, e che adoro, che sta facendo tantissimo su questo tema, credo che abbiano davvero qualcosa di importante da dirci, che va molto al di là di uno spettacolo, di un semplice spettacolo. Perché voi sentirete parlare di favole, di Barba Blu, ma proprio quello che abbiamo, che avete vissuto, ci dice che non sono solo favole, sono purtroppo a volte vita reale. Allora credo che ognuno di noi, e lo dico soprattutto a noi maschi, perché siamo noi purtroppo quelli che troppo spesso commettono la violenza, lo dico a noi, ma lo dico anche a tutte voi, perché solo insieme ci possiamo saltare fuori, uomini e donne. Noi dobbiamo fare le nostre riflessioni e molto più spesso di quanto non facciamo dobbiamo ascoltare. Allora, quello che vi chiedo, e sono convinto che alla fine andremo davvero tutti a casa più ricchi, perché qui nessuno da insegnare niente a nessuno, ma tutti insieme possiamo cambiare il nostro piccolo pezzo di mondo con la moglie, con la fidanzata, con tutte le donne, con la collega, con tutte le donne con cui abbiamo a che fare e con cui forse qualche volta anche senza volere facciamo delle differenze. Le differenze sul lavoro, snobbiamo l'idea della collega, magari qualche volta lo facciamo con la moglie. Ecco, dobbiamo cambiare. La favola di questa sera ci può davvero insegnare a farlo. Io ormai, sarà perché sto diventando anziano, sono sempre più convinto che, si dice, gli anziani assomigliano sempre di più ai bambini. Ecco, in una cosa vorrei davvero che fosse così per me e per tutti. I bambini non fanno tanti discorsi, non trovano le giustificazioni che troppo spesso gli adulti, soprattutto gli uomini, trovano al loro comportamento. I bambini sono semplici, noi dobbiamo essere semplici come loro. Questo è buono, questo è cattivo. Quello che è accaduto, non c'è bisogno di sottolinearlo, è cattivo. Quello che noi possiamo fare insieme, da oggi, può essere buono. E allora vi lascio a Bea Giulia.
L'amore non dà nulla fuorché se stesso e non coglie nulla se non da se stesso. L'amore non possiede, né vorrebbe essere posseduto, poiché l'amore basta all'amore. L'amore. L'amore. L'amore è un mistero. Perché mai ci innamoriamo? È un grande furore che ci placa da tutti i nostri tormenti. È una grande pena che ci guarisce da tutte le guerre. L'innamorato è uno strano guerriero che sorride e vuole bene agli altri. L'amore impedisce la morte. L'amore è vita. Tutto, tutto ciò che io capisco, lo capisco solamente perché amo. Ed è solo questo che tiene insieme tutto quanto. Io voglio tutte le sbandate del mondo. Essere viva fino allo scortico. Essere tavolo, pietra, bestiale essere. Bucare la vita coi morsi. Infilare le mani nel suo pulsare di vita. Scavare la vita, scrostarla, sfondarla, spericolarla. Battermi con lei fino ai suoi sigilli. Per amore. Per amore. Tutto per amore. Poi voglio fare l'amore, niente sesso, solo amore. E con questo io intendo i baci lenti sulla bocca, sul collo, sulla pancia, sulla schiena, i morsi sulle labbra, le mani intrecciate e occhi dentro occhi. Intendo abbracci talmente stretti da diventare una cosa sola. Corpi incastrati e anime in collisione. Carezze sui graffi, vestiti tolti insieme alle paure. E poi baci sulle debolezze, sui segni di una vita che fino a quel momento era stata un po' sbiadita. Intendo dita sui corpi. Creare costellazioni. Inalare profumi. Battiti dello stesso cuore. Respiri che viaggiano allo stesso ritmo. E poi sorrisi. Sinceri, dopo un po' che non lo erano più. Ecco, fate l'amore e non vergognatevi. Perché l'amore è arte. E voi siete i capolavori. Pensa un po'. Pensa che sembra che tutto nasca proprio da qui. In apparenza nasce tutto da qui. Cosa vorresti dire? Niente. Cioè, voglio dire che dall'amore non può nascere tutto ciò. Eppure spesso è così. Così come? Una volta avevo scritto che l'amore non esiste. E se esiste è un imbroglio. Ma che significa amare? Lo amavo, per Dio. Lo amavo al punto da non poter sopportare l'idea di ferirlo, pur essendo ferita. Di tradirlo, pur essendo tradita. E amavo tutti i suoi difetti. Le sue colpe, i suoi errori, le sue bugie, le sue bruttezze, le sue miserie, le sue volgarità, le sue contraddizioni. E forse non mi piaceva il suo carattere, né il suo modo di comportarsi, però io lo amavo. Lo amavo di un amore più forte del desiderio, più cieco della gelosia.
a tal punto implacabile, a tal punto inguaribile, che ormai io non potevo più concepire la mia vita senza di lui. Un cancro. Un cancro, e come un cancro a poco invade gli organi con il suo moltiplicarsi di cellule, il suo plasma vischioso di male, e più cresce, più divieni cosciente del fatto che nessuna medicina può arrestarlo. Nessun intervento chirurgico può asportarlo. Forse sarebbe stato possibile quando era un granellino di sabbia, un chicco di riso, un amplesso, mentre il vento frusciava tra i rami d'olivo. Ora invece non è possibile, perché ti ruba ogni organo, ogni tessuto, ti divora dal punto che non sei più te stessa, ma un impasto fuso con lui, un unico magma che può disfarsi solo con la morte, la sua morte, che sarebbe anche la tua morte. Il fatto oublié, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps, des malentendus et le temps perdu. À savoir comment oublier ces gens qui tuent parfois à bout de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, don't leave me. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Listen to my guitar. Pourquoi je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. J'ai creusé la terre jusqu'après ma mort. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces hommes-là qui ont vu des fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ces voix. La tassina di Balba è conservata in un convento di monache, lontano sulle montagne. Come ci sia arrivata al convento, nessuno lo sa. Alcuni dicono che furono le monache a seppellire quello che restava del suo corpo, perché nessun altro lo avrebbe toccato. Ma perché mai le monache conservino una siffatta reliquia? Nessuno lo sa, ma è vero. L'amica della mia amica l'ha vista con i suoi occhi
dice che la barba è blu indaco, per l'esattezza. È blu come il ghiaccio scuro di un lago. È blu come l'ombra scura della notte. Questa barba apparteneva un tempo ad uno che dicevano fosse un mago mancato, un gigante, con il debole per le donne. Un uomo noto con il nome di Barba Blu. In un paese lontano c'era un uomo che si diceva corteggiasse tre sorelle contemporaneamente, ma queste erano spaventate dalla barba dello strano colore e si nascondevano quando lo chiamava. Nel tentativo di convincerle della sua mitezza, le invitò a una passeggiata nel bosco. Fecero una stupenda cavalcata. Poi si fermarono sotto un albero e Barba Blu le intrattenne raccontando storie e offrì loro le cornie. La più piccola pensò che se un uomo poteva essere tanto affascinante, allora forse non era poi così tanto cattivo. Più rimuginava tra sé, meno le sembrava terribile, e anche la barba. Lei accettò. Si sposarono e poi andarono al suo castello nei boschi. Ma un giorno andò da lei e le disse: devo andare via per qualche tempo. Invita quella tua famiglia se ti fa piacere. Potrai fare tutto quello che desideri. Potrai aprire qualunque porta del castello. Non usare questa piccola chiave con la spirale in cima. Sì, sì, oh mio signore, io farò come dici tu. Le sorelle andarono a trovarla. E come tutte le donne, erano molto curiose di sapere che cosa il padrone aveva detto di fare durante la sua assenza. La sorella raccontò tutto, per filo e per segno. Alla fine arrivarono alla cantina. Sorella, sorella, porta qui la tua chiave! Sicuramente questa è la porta della misteriosa chiavetta! Senza riflettere neanche un momento, una delle sorelle infilò e girò la chiave nella toppa. La serratura scattò, la porta si spalancò e le tre donne lanciarono tutte insieme un urlo. Perché la stanza era un lago di sangue e ossa annerite di cadaveri. La sposa guardò la chiave e vide che era macchiata di sangue. Terrorizzata, usò l'orlo della gonna per ripulirla, ma il sangue restava. Il marito tornò la mattina dopo. Amor mio, com'è andata durante la mia assenza? È andato tutto bene, mio signore. E dov'è la chiave più piccola? Io l'ho perduta. No! Stavo cavalcando e il mazzo di chiavi mi è caduto. Le posò una mano sulla guancia, come per accarezzarla, ma
invece l'afferrò per i capelli. Trascinò fino alla terribile porta. Là giacevano gli scheletri di tutte le sue mogli precedenti. L'espressione amor mio è un ossimoro, è il sentimento più libero e l'aggettivo più possessivo. Siamo tutti, ciascuno di noi, pieni di orrore. Se vuoi sposarti per sfuggire al tuo orrore, riuscirai solo a sposare il tuo orrore e quello di qualcun altro. I vostri due orrori odieranno il matrimonio, tu sanguinerai e dirai che questo è amore. La discesa non è mai precipitosa. La discesa inizia sempre con un piccolo passo verso il basso. Scusami, ma l'hai voluto tu. Te la sei cercata. Thank you.
fini. Tu sei un attimo senza fini. Non hai ieri, non hai domani. Tutti amano mai me lo metto in mani. Mani grandi, mani senza fini. No. Salì in camera con lui. Fu lì la prima volta, quella di cui ogni donna potrebbe parlare in eterno, perché anche se il livido passa, la ferita è destinata a rimanere. Lo fece con il bastone dell'ombrellone da spiaggia che avevo scelto proprio io, sulle gambe, sulla testa, senza spiegazione, senza motivo. Perché spiegazioni e motivi non esistono, ma il percorso per accettarlo è lungo, è difficile e si chiama volersi bene. Rimasi a terra. Soffocavo le mie lacrime nell'incredulità. Lo guardavo muoversi nella stanza come se stesse riflettendo su qualcosa di importante, come se non mi avesse appena picchiata. Lui in piedi dominante e io a terra in difesa. La linea sottile delle cose inspiegabili. Lo avrei capito molto tempo dopo, che quella non era stata solo la prima violenza subita, ma l'ultima vera occasione di sfuggire a tutto ciò che sarebbe arrivato in seguito. Sarei dovuta scappare, chiedere aiuto al direttore dell'hotel, ma ero su un'isola, in un paese straniero. E quello che mi aveva colpito non era un uomo che io riconoscevo come violento, era il marito che avevo scelto. Avevo sposato senza chiedere il parere a nessuno. Tornare indietro era impossibile.
le donne provano la temperatura del ferro da stiro toccandolo. Brucia, ma non si bruciano. Respirano forte quando l'ostetrica dice: non urli, non è mica la prima. Imparano a cantare piangendo, a sciare con le ossa rotte. Portano i figli in braccio per giorni in certe traversate del deserto, dei mari sui barconi, della città, a piedi, su e giù per gli autobus. Le donne hanno più confidenza con il dolore. È un compagno di vita, è un amico tanto familiare da essere quasi un amico. Ci si vive, è normale, ma bisogna trasformarlo. Trasformare il dolore in forza. È una lezione antica, è una sapienza muta e segreta, e ciascuna di noi qui lo sa. Maria Malibrano, leggendario mezzo soprano che impara a nascondere le lacrime durante le terribili lezioni di canto inflitte dal padre. Dennis Carbon, che scia ingessata. Vanessa Ferrari, che volteggia con una frattura al piede. La prostituta bambina, che chiude gli occhi e pensa al suo prato della sua casa nei campi. La giovane donna che si lascia insultare e picchiare dal suo uomo perché pensa che quella sua violenza sia una debolezza. Pensa di capirne le ragioni, di poterle governare alla fine. Le migliaia, milioni di donne che vivono ogni giorno sul crinale di un baratro e che, anziché sottrarsi quando possono, ci passeggiano in equilibrio. È un numero da circo straordinario questo di cercare di addomesticare la violenza degli uomini, qualche volta andando persino a cercarla. Perché è un antidoto, perché è un prezzo, perché il tempo che viviamo chiede uno sforzo di ingegno per conciliare la propria autonomia con l'altrui brutale insofferenza. Alcune soccombono. Molte muoiono. Moltissime dividono l'esistenza con una privata, indicibile, quotidiana penitenza. Alcune ce la fanno. Qualche altra trova nell'accettazione del male le risorse per dire o fare quello che altrimenti non avrebbe potuto. Sono alla fine gesti ordinari. Chiunque può capirlo misurandolo su di sé. Sono esercizi di resistenza al dolore. Il malamore è gramigna, cresce nei vasi dei nostri balconi, e sradicarlo costa molto di più che tenerselo. Dargli acqua ogni giorno, alzare l'asticella della resistenza al dolore è una folle tentazione che può costare la vita. Allora, io vorrei poter dire che se devo uscire alle 5 per un impegno improrogabile, ma alle 5 meno 10 la persona con cui dividi l'esistenza ti pone una questione epocale da cui dipende l'esito della tua giornata, della settimana o addirittura della vita. Ecco, quella è una prova di forza. È una forma sottile di violenza che si esercita nel celebre quesito: dimostrami che cos'è più importante per te. Perché si sa che l'amore viene prima di tutto. Per le donne certamente è così. Perché se hai interessi fuori, più importante deve essere sempre, tuttavia, l'interesse dentro. Perché se un uomo può dire: scusami, ma ho da fare, e dimenticarsi l'anniversario, la spesa, la festa di compleanno del bambino, la consegna a domicilio, una donna no, non può farlo. O meglio, può, ma paga un prezzo. Thank you.
incontrato tante donne, amiche, amanti, clienti, nei saloni, nei bar, in giro. Mi hanno raccontato le loro storie ed io mi sono fatta un'idea. Molti di noi vivono ancora chiuse in gabbia a livello emotivo. Per molte di noi è come se dovessimo continuamente chiedere il permesso a qualcuno di essere vive e di vivere come vogliamo. Quando le donne sono in crisi, nei periodi di inquietudine o di dolore, cercano di cambiare qualcosa. Vanno da uno strizzacervelli. O da una veggente. Cercano un nuovo amante. Si iscrivono ai corsi di yoga. E tutto questo, sai cosa significa? No. Significa cambiare l'arredamento della cella, comprare un nuovo divano, cambiare le tende, ma non significa uscirne. Continuano ad essere prigioniere. E allora tu che cosa proponi? La cosa più importante è capire se dentro di noi sentiamo sul serio di avere il diritto di essere felici e di vivere secondo la nostra vera natura. Bisogna far saltare in aria la cella. Finiamola di cambiare le tende, i cuscini. Liberiamoci della cella. L'anima si libra nelle vicinanze, nutre lo spirito e non fugge quando percepisce qualcosa di nuovo, di insolito o di difficile. A volte il furto della pelle avviene approfittando del lato debole, per ingenuità, scarsa intuizione dei moventi altrui, inesperienza nell'immaginare il futuro, mancanza di attenzione per gli indizi presenti nell'ambiente esterno. Ogni donna lontano dalla sua casa anima, alla fine si esaurisce. Allora si rimette a cercare la sua pelle per resuscitare il suo senso dell'io e dell'anima. La pelle anima svanisce quando non prestiamo attenzione a ciò che stiamo veramente facendo e in particolare a quanto ci costa. La perdiamo lasciandoci troppo coinvolgere dall'io, diventando troppo esigenti, facendoci martirizzare, pretendendo di essere una fonte inesauribile per gli altri, non facendo tutto il possibile per noi stesse. Se la pelle anima può andare perduta per un amore sbagliato o devastante, può andare perduta anche per un amore bello e profondo. Il furto dipende infatti dal costo che rappresenta per noi. Quello che una relazione ci prende in tempo, energia, osservazione, attenzione e cure. Questi movimenti della psiche sono come prelevamenti dai risparmi psichici. È l'andare in rosso che provoca la perdita della pelle e l'offuscamento dei nostri istinti più acuti. Tutte noi saliamo sullo scoglio e danziamo. Senza prestare attenzione. E a un tratto non riusciamo più a trovare quel che ci appartiene e a ciò a cui noi apparteniamo. Vaghiamo un po' stupefatte. Non va bene fare scelte in questo momento, ma noi le facciamo. Perdere la pelle è perdere la protezione, il calore, il sistema di allarme, la vita istintiva. Essere senza pelle,
induce a perseguire quello che si pensa di dover fare e non quello che si desidera. Si segue chiunque o qualsiasi cosa ci impressioni con la sua forza, ma a volte con la sua violenza. Il mondo implora conforto. Chiede i fianchi e i seni delle donne. Mille mani sono tese, mille voci risuonano in cerca della nostra attenzione. Per evitare la trappola, bisogna imparare a dire alto. Basta con la musica. Il fondamentale istinto selvaggio che decide. Solo fin qui e non oltre. Solo questo e niente di più. È meglio tornare a casa per un po'. Anche se gli altri si irritano, anche se gli altri si arrabbiano, che restare e peggiorare fino a cadere a pezzi. Molti sono i modi per tornare a casa. Alcuni profani, altri divini. Rileggere passi di libri o poesie. Passare qualche minuto in riva a un fiume. Camminare senza meta. Salutare il sole che sorge. Pregare. Chiedere aiuto. Non pensare di essere da sola. Tenere in braccio un bambino piccolo. Aprire le mani sotto la pioggia. Contemplare la bellezza. La grazia. E la commovente fragilità degli esseri umani. Per alcune casa è la ripresa di qualche impresa abbandonata. Per alcune casa è un bosco, un deserto, un mare, lo sguardo di un amico o l'abbraccio di un figlio. La casa è là dove un pensiero, una sensazione possono svilupparsi invece di essere interrotti o di esserci strappati perché altro richiede la nostra attenzione o il nostro tempo. Quando è tempo, anche se non siete pronte. Anche se tante cose restano da fare, ogni donna sa in cuor suo quando deve tornare a casa. Ogni donna sa in cuor suo quando deve tornare a casa. Ogni donna sa in cuor suo quando deve tornare a casa. Ogni donna sa in cuor suo quando deve tornare a casa. Quando sei qui con me.